Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo ancora una volta in Giappone, più precisamente nella grande e bellissima Tokyo. Con i suoi 13 milioni di abitanti, Tokyo è la città più importante e conosciuta del Giappone. Qui si trova la sede del Parlamento e del governo giapponese e come potete immaginare si tratta di una città molto viva e frenetica in qualsiasi orario del giorno. Ancora più in particolare ci troviamo in una zona di Tokyo chiamata Shibuya, mi scuso per la pronuncia, che è una delle zone più frequentate della città, infatti ospita quel famoso attraversamento pedonale che si vede un po' sempre quando si parla di questa città, che si chiama proprio l'attraversamento di Shibuya ed è anche la strada più trafficata del mondo. In questa zona c'è un piccolo studio dentistico fondato e gestito dalla famiglia Muto. I Muto erano dentisti da generazioni, era un po' una di quelle tradizioni che si tramanda di generazioni in generazioni, quindi cioè si passa al figlio, al nipote, eccetera. Per il caso di oggi ci troviamo nel 2006 e a questo punto i signori Muto avevano tre figli, la più piccola di 20 anni di nome Azumi, il figlio di mezzo di 22 anni di nome Yuki e il figlio maggiore di cui in realtà non si sa molto, non si sa né l'età né il nome, ma sappiamo che stava continuando diciamo la tradizione familiare, era diventato un dentista e stava lavorando nello studio. Come accade un po' in generale in tutto il mondo, quando ci sono professioni tramandate appunto da padre in figlio a nipote, chiaramente sui figli solitamente c'è un po' di pressione, nel senso che si aspettano un po' tutti che i figli seguano le impronte dei genitori e diventino in questo caso dentisti, e a maggior ragione in Giappone questa pressione diciamo dalla famiglia era ancora maggiore. Lì c'è una cultura molto diversa dalla nostra, penso che abbiate già magari sentito qualcosa, ma soprattutto sui giovani, soprattutto a livello accademico, scolastico o lavorativo, i giovani subiscono davvero tantissime pressioni da parte dei genitori e della famiglia in generale, e questa pressione sociale diciamo così poi continua in realtà anche in età adulta, anche quando appunto queste persone si stabilizzano e trovano un lavoro, e chiaramente questa pressione è molto difficile da gestire per chiunque, e non so se lo sapete ma anche per questo motivo il Giappone è uno degli stati con il tasso di suicidi più alti in assoluto. Quindi tornando alla famiglia Muto, chiaramente i genitori e la famiglia in generale si aspettavano che sia Yuki che Azumi seguissero le loro impronte e diventassero dei dentisti, solo che in entrambe le situazioni c'erano delle tra virgolette problematiche per loro, che poi di problematiche non si trattava, però loro la vivevano così. Per quanto riguarda Yuki, non era un grande studente, nel senso che proprio non era portato, nonostante si sforzasse molto, nonostante i suoi genitori gli avessero pagato dei professori privati per fargli fare delle ripetizioni in modo da migliorare i suoi voti, Yuki proprio non andava bene a scuola. E non so se funziona dappertutto così, ma o se funziona ancora così, perché è chiaramente un caso del 2006, un bel po' di tempo fa, però praticamente per accedere all'università in Giappone Yuki aveva bisogno di una buona media. Se si fosse diplomato con una media bassa non avrebbe potuto accedere nemmeno ai test di ingresso per un'università, una qualsiasi facoltà, e chiaramente dato che Yuki voleva assolutamente continuare questa tradizione familiare e diventare un dentista era un po' un problema, perché senza ovviamente una laurea non puoi fare il dentista, quindi da quel lato lì c'era quella problematica tra virgolette lì. Mentre per quanto riguarda Azumi, questa ragazza in realtà era molto intelligente, andava davvero bene a scuola, aveva dei voti molto alti, ma non gliene poteva fregare di meno di diventare una dentista, e questa cosa creò un sacco di tensioni in generale nella famiglia e aggravate diciamo dal fatto che Azumi voleva diventare una modella e un'attrice. Quindi se ovviamente il lavoro da modella e attrice è rispettabilissimo, non è assolutamente da criticare, per i genitori di Azumi se doveva già essere un affronto il fatto che la loro figlia non voleva diventare una dentista, figuriamoci pensare una figlia che vuole lavorare in un campo più artistico. Quindi questa cosa creò delle
delle tensioni enormi in famiglia, i genitori litigavano spessissimo con Azumi, ma questa ragazza evidentemente aveva delle spalle larghissime, perché nonostante i litigi, nonostante le minacce, nonostante tutto, decise di voler fare qualsiasi cosa per realizzare il suo sogno e diventare un'attrice e modella. Ora, come potete immaginare, questa famiglia aveva un bel po' di disponibilità economica, il lavoro del dentista retribuisce sicuramente moltissimo, in più lo erano da generazioni, quindi erano persone che avevano proprio tanti soldi a prescindere, anche se non avessero più lavorato, e di conseguenza i genitori, i signori Muto, avevano deciso in passato di investire questi soldi e acquistare vari immobili, tra appartamenti in affitto, uffici, negozi e cose del genere, e con il passare degli anni avevano deciso, per responsabilizzare diciamo i loro figli, di affidare un paio di appartamenti a figlio, dandogli completamente in gestione a loro, quindi si occupavano di amministrare l'affitto, le varie problematiche, se c'era qualcosa di rotto, se c'era qualche lavoro da fare, e anche di cercare nuovi affittuari se le persone se ne andavano, gestire proprio tutto dal punto zero alla conclusione del contratto. E chiaramente negli anni i figli avevano fatto questo lavoro prendendo ovviamente dei soldi da questa cosa, quindi ognuno dei figli aveva già da parte un po' di soldi. E vi spiego questa cosa perché ad un certo punto Azumi, stanca di tutte le litigate con i genitori, il fatto che a ogni cena, ogni giorno, loro cercavano di convincerla a diventare una dentista, a cambiare il suo percorso di studi eccetera, decise di prendere un appartamentino in affitto, trasferirsi e allontanarsi dalla famiglia. In questo periodo Azumi si iscriverà a un'accademia di moda e recitazione, e in realtà inizierà abbastanza velocemente la sua carriera d'attrice, perché in pochissimo tempo riuscì a superare un casting per un ruolo in una serie televisiva, che io adesso non sono molto informata di queste cose, però era una serie televisiva che era una sorta di adattamento di un anime, ed era, non voglio dire un po' spinto, perché probabilmente per i nostri canoni occidentali non sarebbe niente di sconvolgente, però per la loro cultura era un personaggio che interpretava abbastanza spinto, tra virgolette, cioè da contenuto per adulti, nel senso che questo personaggio era vestito magari in modo un po' provocante, insomma aveva un ruolo un pochino più maturo, magari un po' più osè, diciamo, dei personaggi classici dei film in Giappone. Quindi se già la famiglia non era per niente d'accordo nel fatto che la figlia diventasse un'attrice, figuriamoci, cioè potete immaginare quando scoprirono il primo ruolo della figlia. Fatto sta che Azumi proprio non voleva cedere ai suoi genitori, continuò così per un po' per la sua strada, e ad un certo punto i genitori realizzarono che non avrebbero potuto fare molto per impedire a loro figlia di crearsi, insomma, il futuro che desiderava per se stessa. Quindi le dissero sostanzialmente: guarda, non approveremo mai questa carriera, torna a vivere con noi, non ci parlare del tuo lavoro. Non accettarono chiaramente questa cosa, però decisero, tra virgolette, di chiudere un occhio. Se i genitori decisero di chiudere un occhio, per Yuki fu una cosa ben diversa. Anche lui disapprovava tantissimo il lavoro di sua sorella, ma gli era scattato qualcosa di molto più profondo, direi, per il fatto che, come vi dicevo, lui non era un grande studente e stava rischiando di non poter neanche accedere all'università per diventare dentista, che era il suo grande sogno. E vedere che sua sorella, che invece era una brava studentessa, avrebbe potuto tranquillamente diventare una dentista, accedere all'università eccetera, e invece sceglieva di fare quello che voleva, insomma, giustamente nella sua vita, e intraprendere un'altra carriera, lo faceva arrabbiare molto. E questa rabbia la scaricava su sua sorella, nel senso che le diceva cose decisamente poco carine, litigavano spessissimo, anche Azumi rispondeva sicuramente a questi litigi. Quindi se magari col resto della famiglia Azumi, non dico avesse chissà che rapporto profondo, però riuscisse a mantenere una parvenza di tranquillità, con Yuki proprio non si potevano vedere. E in realtà i tre fratelli in generale non erano mai andati molto d'accordo, mai, neanche da molto piccoli, principalmente per il fatto che i loro genitori li mettevano spessissimo in concorrenza, proprio in contrapposizione. Di conseguenza si era generata tra loro un bel po' di competizione non sana in generale, ma in particolare tra fratelli. Ma a livello di litigio a cui erano arrivati in quel periodo Azumi e Yuki non c'erano mai arrivati, neanche lontanamente.
Passiamo ora al 30 dicembre del 2006. In quel periodo, in quei giorni, come mi immagino un po' in tutto il mondo, ma anche in Giappone, si stavano tutti preparando per celebrare l'anno nuovo. Chiaramente in Giappone hanno delle tradizioni diverse, ovviamente, dalle nostre, ma una cosa ci accomuna tutti, ovvero che solitamente festeggiare il nuovo anno si passa in famiglia, con le persone care. E anche la famiglia Muto non faceva eccezione. Avevano in programma di andare dai nonni materni, che abitavano in realtà fuori Tokyo, un paio d'ore di macchina, e sarebbero poi tornati il 3 gennaio, quindi ovviamente dopo le festività del nuovo anno. I genitori e il fratello più grande sarebbero andati, mentre Yuki e Azumi sarebbero rimasti a casa. E mentre Yuki sarebbe rimasto a casa perché doveva partecipare ad alcune giornate di studio intensivo organizzate dalla sua scuola, pensate, per gli studenti che avevano qualche difficoltà in più con qualche materia, Azumi invece proprio non ne voleva sapere. Avrebbe potuto andare, però, come vi dicevo, un po' tutta la famiglia era contro la sua carriera, il suo futuro in generale che si stava organizzando, quindi non le andava di andare in famiglia e farsi, insomma, giudicare, dire cose per 4-5 giorni consecutivi. E questa cosa in realtà fece arrabbiare molti suoi genitori, in particolare la mamma. Poco prima che partiranno, la madre e Azumi e anche Yuki avranno un grosso litigio. Yuki aveva detto alla sorella che non si meritava di stare in quella famiglia e che si doveva vergognare del suo percorso di studi, del lavoro che aveva scelto, e la madre non si era proprio schierata con Yuki, però aveva fatto intendere abbastanza palesemente che era d'accordo con lui. Questa cosa aveva fatto ovviamente arrabbiare molto Azumi, erano, insomma, volate parole, eccetera. Quindi questa signora, insomma, se ne andrà di casa senza sapere che quella sarà l'ultima volta che vedrà viva sua figlia, e le ultime parole che si scambieranno saranno delle parole davvero piene di rancore e di rabbia. E questa cosa in particolare la signora Muto la rimpiangerà per tutta la vita. I genitori e il fratello maggiore arrivarono a casa dei nonni, passarono, insomma, delle vacanze come sempre, con le tradizioni, tanto cibo, eccetera. Tornarono a casa il 3 gennaio. In realtà i genitori di Azumi erano già un pochino preoccupati, perché per quei giorni che erano stati via non avevano mai sentito al telefono Azumi, non li aveva mai chiamati, mai un messaggio, cose del genere. E se da un lato erano preoccupati, dall'altro era già capitato altre volte che in seguito a un litigio lei non volesse parlare con loro per un po' di giorni. Quindi da un lato erano preoccupati solo per il fatto che non avevano sentito loro figlia per un po' di giorni, dall'altro erano convinti al 100% che fosse solo un suo modo per puntare i piedi. Arrivarono a casa con il nonno materno e a casa non c'era nessuno, né Azumi né Yuki, o almeno così pensavano. Non appena entrarono nella casa, cioè proprio dal secondo in cui aprirono la porta, sentirono un odore stranissimo e molto molto forte. Guardarono un po' in casa, non riuscirono a capire da dove provenisse questo odore, quindi la madre chiamò suo figlio Yuki, che si trovava a scuola in quel momento, per chiedergli che cosa fosse quella puzza, cosa avessero fatto in quei giorni. E Yuki disse a sua madre che il motivo di quella puzza era un suo pesce che teneva in un acquario in camera sua, che era già un paio di giorni che era morto e lui ancora non se ne era occupato. Spiegazione, per carità, però sembrava, era plausibile, quantomeno, almeno più plausibile della vera realtà. Quindi la madre disse: vabbè, quando torni a casa te ne occupi subito, perché non possiamo vivere così. Mise giù il telefono e, insomma, si misero a disfare le valigie, le classiche cose che si fanno quando si torna a casa dopo un po' di giorni che si è via. Il nonno materno dei Muto decise di fare una cosa che è classica dei nonni, perché, cioè, capita un sacco di volte anche a me, che non riescono a stare con le mani in mano, non riescono a stare fermi ad aspettare, insomma, che le altre persone facciano qualcosa. Quindi aveva sentito questa cosa del pesce, aveva detto: vabbè, mentre loro si occupano di disfare bagagli eccetera, io mi occupo del pesce, lo prendo, lo butto, insomma, pulisco l'acquario, faccio qualcosa. E non appena entrò in camera di Yuki si rese conto in pochissimi secondi che quel pesce nell'acquario era ancora vivo e vegeto, sguazzava tranquillamente nella sua boccia senza problemi. E il nonno ci rimase ovviamente un po' di stucco, quindi cercò di capire da dove altro provenisse questo odore così forte. Arrivò davanti a una sorta di armadio a muro con le ante così praticamente incassato nel muro. Avvicinandosi sentì che questo odore era sempre più forte, quindi aprì un'anta di questo armadio e non appena finì di aprire la porta arrivarono giù un sacco di sacchi della spazzatura neri. All'interno di questi sacchi troveranno
il corpo di Azumi. Ovviamente potete solo immaginare lo shock che ebbero queste persone, il nonno, i genitori e il fratello maggiore di Azumi. Ebbero subito il sensore che Yuki c'entrasse qualcosa, era l'unica persona che era rimasta a casa, era la sua stanza, la sua camera da letto e in più aveva mentito sul pesce nell'acquario. Quindi fecero una cosa molto furba, ovvero non dissero niente a Yuki, chiamarono la polizia che arrivò dopo poco e insieme alla polizia aspettarono che Yuki tornasse a casa. Yuki finì la sua giornata a scuola e tornò a casa ignaro di quello che lo stava aspettando a casa. Pensava che i suoi genitori si fossero bevuti la cosa del pesce. Non so a questo punto che piani avesse, come pensasse di sbarazzarsi del corpo di sua sorella. Fatto sta che non appena mise piede in casa, la polizia lo arrestò. La notizia di quello che era accaduto esplose rapidamente, nonostante, come potete immaginare, a Tokyo ogni giorno succedono un sacco di cose, chissà quanti articoli vengono scritti, ma un caso del genere, così assurdo, così crudo, fece davvero il giro dell'opinione pubblica nell'arco di poche ore. E tutta Tokyo iniziò a crearsi un'opinione, a schierarsi contro Yuki, a fare delle supposizioni basate di fatto sul nulla, tipo di cannibalismo, necrofilia, basate sul nulla perché ovviamente a questo punto ancora non si aveva nessun tipo di informazione sul caso, se non che era stato arrestato Yuki. Anzi, ci furono delle persone che addirittura si presentarono davanti alla casa dei Muto, perché quando venne fuori il nome e cognome, molte persone conoscevano già il centro dentistico e loro praticamente abitavano sopra nello stesso condominio di questo centro dentistico, quindi il loro indirizzo fu da quasi subito dato in pasto ai media e un sacco di persone si presentavano lì davanti cercando informazioni, insultando Yuki che non si trovava neanche lì. In centrale nel frattempo Yuki all'inizio ancora non aveva parlato, chiese quasi subito di poter parlare con un suo avvocato e dopo un breve consulto decise di raccontare tutto alla polizia. Chiaramente con tutte queste cose a suo carico, davvero l'ultima, cioè l'unica strada possibile era confessare e collaborare con la polizia nella speranza che magari questa cosa venisse tenuta in conto alla fine del processo, quando appunto gli avrebbero dato una condanna. E questo ragazzo racconterà tutti i fatti avvenuti nei giorni precedenti con una freddezza e una precisione dei dettagli disarmante. Il 30 dicembre, pochissimo tempo dopo che i suoi genitori e suo fratello maggiore erano usciti per andare dai parenti, Azumi era entrata in camera sua per continuare il litigio, diciamo, di prima. Se ne erano detto un po' di tutti i colori, anche Azumi ci aveva sicuramente messo del suo, nel senso che lo aveva insultato, gli aveva dato del fallito, gli aveva detto che era solo geloso del fatto che lei avesse scelto di fare quello che voleva nella vita senza sottostare ai genitori, che lui cercava solo l'approvazione dei suoi genitori che non avrebbe mai raggiunto perché di fatto andava male a scuola e secondo lei era un fallito. Lui, punto sul vivo perché era evidentemente un nervo scoperto per lui, disse che perse un po' la testa, prese una sorta di katana che teneva in casa e iniziò a colpire Azumi. La colpirà al volto per diverse volte. La colpirà talmente forte che a un certo punto Azumi sverrà, perderà i sensi. Ma Yuki voleva assicurarsi al 100% che sua sorella morisse, quindi andò in bagno, prese un asciugamano, lo fece passare attorno al collo di Azumi e iniziò a stringere. Stringerà per 3 minuti precisi perché li conterà secondo per secondo. Dopo questa cosa qua, Azumi in qualche modo era ancora viva, respirava ancora. Quindi lui la trascinò in bagno, riempì la vasca e la affogò nella vasca da bagno. Dopodiché ripulì il tutto, mise il corpo di Azumi in alcuni sacchi della spazzatura e andò tranquillamente a scuola. Passerà tutto il giorno a scuola in questa giornata dove appunto facevano una sorta di ripasso su varie materie e nessuno dei suoi compagni di classe, dei suoi amici, dei suoi professori, insegnanti notò assolutamente niente di strano nel suo comportamento. Sembrava tranquillissimo, sembrava non fosse successo niente. L'unica cosa che non rivelerà Yuki è che cosa avesse poi in programma di fare, nel senso che lui per i giorni successivi terrà il corpo di sua sorella nell'armadio senza di fatto tentare di nasconderlo da qualche parte o sbarazzarsene. I suoi genitori rimasero totalmente a suo fianco, ovviamente si occuparono di pagare
gli avvocati, tutte le spese processuali del caso e ovviamente essendo persone comunque molto facoltose e molto ricche potranno permettersi davvero gli avvocati migliori di Tokyo. Chiaramente a questo punto non è che c'era il dubbio che fosse stato lui o non fosse stato lui, era sicuramente colpevole, non era messa in dubbio la sua colpevolezza, si trattava di capire chiaramente l'ultima spiaggia in queste situazioni, l'infermità mentale, cioè se in quel momento fosse capace di intendere di volere, fosse in grado di capire che cosa fosse giusto, che cosa fosse sbagliato. Yuki verrà analizzato da diversi specialisti del settore e quasi tutti concorderanno con il dire che al momento dell'omicidio con ogni probabilità Yuki non era in sé, non era in grado di intendere di volere. Non ho trovato una diagnosi, cioè non c'è ufficialmente una diagnosi di qualche disturbo mentale, semplicemente valutarono che in quel momento non era in sé. E per questo motivo alla fine del processo venne condannato a una sentenza davvero 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 ridotta, ovvero solo 8 anni di prigione. Questo creò uno scandalo enorme, ovviamente un sacco di persone furono contro questa sentenza, soprattutto per il fatto che Yuki aveva descritto così nel dettaglio e così precisamente tutto quello che era accaduto nei giorni in cui aveva ucciso sua sorella, nei giorni in cui i suoi genitori non erano in casa, che era davvero difficile per le persone comprendere che questa persona così calcolatrice, così precisa nel raccontare quei momenti potesse davvero essere in uno stato mentale alterato e che non fosse in grado insomma di intendere di volere. Quindi per questo motivo ci fu un appello contro questa sentenza nella speranza di aumentare gli anni in prigione ed effettivamente un nuovo giudice penserà che 8 anni saranno troppo pochi per quello che aveva commesso e alzerà questa condanna a 12. Comunque molta gente ancora pensa non sia una sentenza abbastanza severa per quello che è accaduto. I genitori di Yuki lo difenderanno anche davanti ai media, faranno delle interviste difendendo loro figlio, dicendo che Azumi era davvero una persona difficile da gestire e che molto spesso lo, tra virgolette, punzecchiava. Non che ovviamente questa cosa possa giustificare un'azione del genere, però i genitori di Yuki lo difenderanno in più di un'occasione. Nel 2021 questo ragazzo è uscito di prigione, non so che cosa faccia nella vita, non so dove si trovi anche semplicemente. Fatto sta che ovviamente è un uomo libero, un ragazzo libero che gira tranquillamente in mezzo a persone ignare di quello che ha fatto. Anche il caso di oggi si conclude qui. Come al solito fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo caso. Grazie di essere arrivati fino a questo punto del video. Come al solito se volete sostenere il canale iscrivetevi, lasciate un mi piace, un commento e seguitemi sulle varie piattaforme. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.